rieccomi, scusate. Allora, che dovevamo fare? Ok, dovevamo andare ad Alboria. Ok? Quindi, vabbè, le missioni le finiamo più avanti con calma, però almeno prima recuperiamo Serena, così almeno quando avremo anche lei penseremo poi alle missioni secondarie. Ah, poi vi dico già che tra mezz'oretta e qualcosa devo fare nuovamente pausa perché devo dare le medicine alla mia gatta. Quindi scusate, però le medicine per forza di cose, perché purtroppo lei ha problemi di cuore, quindi devo per forza dare le medicine e poi ci tengo a lei, quindi per forza viene prima lei rispetto al gioco. Comunque parliamo con lui. L'enorme masso dorato che bloccava la strada verso Cumnevis e le alture di Alboria è scomparsa. Perché c'era pure un masso. No, perché poi io non sono neanche andata a vedere, quindi ok, a quanto pare c'era un masso dorato. Se desideri recarti ad Alboria, segui questo sentiero da Gelheim e prosegui in direzione sud-est. Ok, sì, purtroppo, cioè per 9 anni non ha avuto problemi di salute. Poi vabbè, da piccolina ha avuto delle cose piccoline, tipo problemi con i vermi perché non era stata sverminata quando l'avevo presa. Oppure ha avuto anche dei funghi, però nulla di grave. Invece dopo il 9° anno, quando l'ho portata a dicembre per fare il vaccino, perché io ogni dicembre porto tutti e tre a vaccinare, e purtroppo il dottore aveva sentito un soffio al cuore e da lì abbiamo fatto dei controlli, ecografia, e a quanto pare per genetica c'ha questo problemino al cuore e quindi deve per forza prendere le medicine, perché sennò poi rischia peggio. Infatti mi aveva preso, cioè io sono stata veramente male nel saperlo, meno male che c'è questa soluzione. Infatti l'ultima visita che ho fatto quest'anno è andata abbastanza bene, anche se abbiamo dovuto aumentare le dosi. Comunque per il momento a livello di comportamento è rimasta normale, tranquilla. Poi vabbè, dato che è un po' anzianotta, non così tanto, però è diventata più coccolona. Di solito i gatti quando diventano anziani diventano coccoloni. Capisco, mamma mia, per fortuna la medicina di oggi è molto avanzata. Sì, meno male. Anche perché un'altra mia gatta è stata ancora più sfortunata, perché la mia gatta Molly, dato che persiana, purtroppo ha avuto la sfortuna di avere problemi ai reni, insufficienza renale, già da piccolina. E quindi ha avuto quello. Per fortuna con la dieta, senza medicine, va più che bene. L'unica cosa è che poi ha avuto problemi di artrosi, quindi di ossa. Infatti c'è stato un periodo in cui stava zoppicando, poverina. E per fortuna nel momento in cui l'ho portata al veterinario, avevano già prodotto le nuove medicine per l'artrosi per gli animali, perché c'era già per i cani ma non per i gatti. Meno male che nel momento in cui ho portato la mia Molly lì ce le aveva, e quindi adesso sta benissimo, corre come una pazza, salta. Però è stata una fortuna, perché se no non aveva le medicine per l'artrosi, ecco, perché zoppicava, poverina. Infatti io gli animali, vederli zoppicare mi fanno stare male. Sì, meno male per lei, meno male. Allora, prima di andare ad Alboria c'era un tizio nella capanna. Dov'era la capanna? No, devo andare a Cumnevis. Ok. Allora, vediamo un po'. Ok, eccolo qua. Lì dovrebbe esserci una missione secondaria. Scusate. Andiamo a... Wow. Blu, versione blu, ok? Andiamo a prendere la missione, vediamo che caspiterina ci chiederà questa volta. Perché ne ho trovate di missioni assurde. Alcune carine, perché almeno raccontano qualcosina. Ah, un soldato! Va bene.
Salve forestiere, sono un soldato di Gelaim. Ero venuto qui con mio fratello minore per sterminare i Mecha Centauri, che ultimamente stanno affliggendo con Nevis. Stava andando tutto secondo i piani, finché non è comparso quel robot rosso. No, devo fare quella missione qui a furia di combattere contro i Mecha, quei cosi lì. Deve comparire a caso questa versione rossa, no, vabbè. Un terrificante mod G0, molto più potente dei suoi cugini, programmato per uccidere. Abbiamo affrontato la belva con tutte le nostre forze e alla fine abbiamo vinto, ma pagando un caro prezzo. Mio fratello non è sopravvissuto alle ferite subite. Io mi sono trascinata fino a questo capanno e da allora riposo qui. Ahimè, non ho ancora la forza di alzarmi. Da quando i nostri genitori sono morti, mio fratello è stata la mia unica famiglia. Avevamo giurato che saremmo rimasti sempre insieme. Non perdonerò mai quel mod G0 per avermelo portato via. Non avrò pace finché ogni mod G0 di Ardea non sarà ridotto a un mucchio di rottami fumanti. Voglio che provino il mio stesso dolore. Sì, ma io non posso uccidere tutti quanti. Tu combatti per la giustizia, non è vero? Mentre io mi riprendo dalle ferite, potresti uccidere... Ok, almeno uno, va bene. Uccidiamo l'orica dello slime grigio, va bene. Ti è stato chiesto di intraprendere una missione, va bene. Lo farai, grazie amico. In mod G0 sono i comandanti dell'esercito dei robot. Compaiono solo a fianco dei loro sottoposti, ok? Appaiono in prima fila soltanto di rado, lo sapevo io. Sconfiggere uno e portami un suo ingranaggio come prova, va bene. No, queste missioncine qua le odio. Io infatti, allora, con i Cactus, quell'oro sfero lì a Galopoli è stato per fortuna facile perché è capitato al secondo tentativo e io quello non l'ho visto. No, facciamo schieramento, dammi... Esatto, dammi Eric. Difesa. Difesa. Non svegliarti, ti prego. No, ma che cavolo. Ma ti dovevi per forza svegliare. Oh, ok, dormi. Difesa. Difesa. Facciamo un ultiunf. E ora muori. Ok. Allora, da che parte andiamo? Ah no, di là, che cavolo. Andiamo a sbloccare l'accampamento. Ok, sì, però facciamo più veloce. C'è un simbolo, non me ne ero accorta. Ok, lì c'è uno... Ecco qua, quei Mecha lì. Ok, riposiamoci. Allora, tattiche, no, schieramento, rimettiamo lei e proviamo a combattere contro di loro, vediamo se riusciamo a beccare quello rosso. No, questo, vediamo un po'. Quello dei bulbi lì che con la missione lì del primo atto ci ho messo un sacco di tempo a trovare quello bulbo blu che voleva una bambina e io dovevo per forza finire con la missione perché dovevo iniziare l'atto 2, quindi io spero almeno qua di riuscire a trovare quel maledetto
centauro limice, centauro rosso. Ma facciamo così, facciamo lampo. Sai cos'è? Ok. Non l'ho capito. Sono nemici in aria, quello è quello il problema. Perché con i cactus all'inizio, con la missione lì a Galopoli, io sono stata fortunata. Ci ho messo poco. Quello dei bulbi a Prima Selva, quindi vicino ad Alboria, mamma mia, però io dovevo farlo perché dovevo finire tutte le missioni secondarie, perché poi dopo non so se sarebbero rimaste le missioni nel primo atto. Quindi l'ho dovuto fare. Ci ho messo un bel po', vediamo questo quanto ci metto. Se ci metto tanto farò la prossima volta, però sarebbe carino vedere quello rosso in live. Allora, facciamo lampo. No, non posso via. Sbagliato, dovevo fare lampo. Oh, ti prego non mi uccidere. Caspita, si sono resistenti. Amore pericoloso. Cos'è? Ok, platino, va bene. Ce n'è un altro? Io non li vedo. Sono veramente pochi. Tu. No. Facciamo turbine di fuoco. Facciamo a cura slime, perché sennò guarda quelli cura. Morti. Ok, Eric sposta montagna. No. Boh, vabbè. Ah, no, ce n'è un altro. Okay. Ti prego. No. Mio Dio, ma quanti attacchi fanno? No, sono veramente tosti. Scusate. Via, via, via. Vabbè, lo farò un'altra volta, non importa. Andiamo avanti, andiamo ad Alboria, vediamo di ritrovare la povera Serena. Ah, ma ci sono pure qua. Faccio un tentativo, dai. Ci riprovo. Ok, uno solo, ma più che bene. Ciao, amore pericoloso. Bellissimo che Silvia dica proprio amore. Di solito le parole in italiano difficilmente si sentono nei giochi non doppiati. Ah, comunque si livella non male. Caspita, fammi vedere. Eh sì, tra un po' livello anch'io. Facciamolo.
Ma no, non tu, doveva comparire quello rosso. Maledetto Cougar. Colpo del tuono, ti prego. Ah, accidente. No, facciamo lampo. Lampo. Ok. Un cougar del nevi, esatto. Ok, ha avuto anche i suoi artigli. Ah, ma qui il drago non c'è più. Qui c'era rinchiuso un drago. C'era tutto ghiacciato prima. No, aspetta. No, io vado a salvare per sicurezza. Intanto picchiamo lui. Perché il fatto che non ci sia, non vorrei che poi dopo me lo... cioè, mi compaia più avanti. Cioè, appena vado lì, mi compare, poi devo fare il boss. Non lo so, c'ho questa se brutta sensazione. Meglio se mi curo. Ok, ho avuto un altro platino. Sì, bravo, scappa via. Io ci riprovo, cioè io ci sto sperando per quello rosso. No, ancora il Cougar. Anzi, proviamo a scappare. No. No, ma così per fare veloce piuttosto che continuare ad attaccare. Vediamo. Proviamo. Ok. Tu. No, continuano ad essere così, forse devo per forza combatterli. Andiamo un po' a colpo multiplo. Uccidiamo il Cougar. No, facciamo lampo. Amore. Ok. Ah, vuole combattere. Va bene. Cos'è? No. No, non è quello. Facciamo lampo. Facciamo danza. No, devo fare amore, non questo. Ok. Andiamo a curarci, che è meglio. Ok, salviamo. Perché io ho questa brutta sensazione. Ok, salviamo qui. Ok, andiamo lì. Via. Vediamo, perché ho paura che sia il famoso drago. 何やらまがまがしい気配がする。
Me lo ricordavo bene. È il drago, vero? Sì, quello che era rinchiuso. Aspetta, parla pure. Ok, quindi non hai motivo per combattere contro di noi se non hai forze. Ah, ovviamente devi mangiare. Allora, sarà molto resistente rispetto alle, come cavolo si chiama, quelle boreali lì che c'erano a, come cavolo si chiamava il posto, Pang qualcosa, Panglai, ecco. Punizione. Colpo del drago, che finalmente so cosa devo fare. Facciamo Multiumph a Miss Fortune. Ok. Oh mio Dio, ma che attacco è? No, io faccio così, cambio schieramento. Anzi no, teniamoci ancora un po' Jade, però dopo lo cambiamo, cioè la cambiamo con Rab. Comunque facciamo spada in guardia. Facciamo colpo del tuono. Ti prego, ti prego, ti prego. No. Facciamo colpo del drago. Esatto. Facciamo accelerazione. No, forse non era. No. Ok. Non dovevo fare accelerazione, dovevo fare la danza. Facciamo così, curiamo, perché sennò... Ok, ora posso fare la danza. Dov'è? Poteri pimpanti, no? Facciamo colpo del drago. Addirittura mancato. Sì, che cavolo. Oh mio Dio, ma che danni fa? Niente, continua a mancare. Oh, aspettiamo. Ah, paralizza sta roba, ho capito. No, ti prego. No, non me, non me. Oggetti, medicina speciale, 90. Ok. Dio mio, quanto danno. Dio, stavo per morire. Ma Jade è tornata normale? Sì, allora posso. Schieramento, ridammi Rab. E facciamo. Ma no, perché proprio Rab?
Poteri pimpanti, turbine di fuoco. Va bene, dai, facciamolo. Prego, no. Cioè, Rab proprio non si riprende. No, no, no. Non ci posso credere. No, ti prego. Oh, finalmente incantesimi. Va a salvare il tuo nipotino. Oh. Sì, vabbè, poi ci muori di nuovo. Non ci posso credere. Cioè, seconda volta che muore. No, adesso fallisce. Ok, no, meno male. Tipo che non me lo uccidere. Non me lo uccidere. Ok. Incantesimi, ipercura. No, multicura. Oggetti, prendiamo medicina per sicurezza. Sì, ma ce l'ha con Miss Fortune, basta! Allora. Super difesa, dai. Basta, sono morta. Ok. Dio, è resistente. Accidenti. Oggetti, medicina speciale. Oggetti. Facciamo così. Io mi curo per sicurezza. Sì, ma Rab è inutile. Continua ad essere paralizzato ogni volta. Che cavolo. Niente. Allora io mi curo di nuovo. Però curo prima Hendrik. No, vabbè, ma Rab è inutile. Morto di nuovo. Non... Oh, meno male. Mi sa che fallisce. No, ok. Morto. Poteri pimpanti? No. Ok, è morto. E Rab, va bene, chi se ne frega. Questo succede quando si rimane sempre paralizzati. 41. Ok.
この強さ、遥か昔に相まみえた。ああ、è stato Darius。思い出すわ。Tanto solo rompiscatole di questi boss, dai che è finito questo. Sì, sì, meno male. Ma se ti abbiamo sconfitto, questi boss c'hanno dei seri problemi. Ok, ci ha paralizzati. No, dai, non può finire così. Sono morta. Ah no. Serena! E Serena, eccola finalmente! Finalmente la mia curatrice preferita. Oh, oddio, scusate, mi è partita la sveglia. Allora, andiamo avanti. E poi vado a dare le medicine alla mia gatta. Ok, noi figli di Albore giuriamo solennemente i progetti. Ok, sì, sta ripetendo la stessa cosa che mi ha detto all'inizio. Serena, la mia waifu. Sì, comunque Serena è meglio, meglio, mille volte meglio di Veronica, almeno per me. オッケー。氷山が溶けたと聞いてやってきたら、まさかこんなところでお会いできるなんて。聖地ラムダ。そこに行けば魔王を倒す手がかり、神の乗り物について何かわかるに違いない。神の乗り物？そんなものが、そういうことでしたら。 No, no, non mi dispiace, vieni e ci rimani per sempre con noi. Oh, finalmente. Ok, basta, forza. Ok, combattente esperto conferito per aver ottenuto la vittoria in almeno 500 battaglie. Allora, prima di andare a rivedere le abilità di Serena, devo fare una brevissima pausa. Arrivo subito, che la mia gatta mi aspetta. Un attimo solo, a dopo. Ok, rieccomi, scusate. Allora, facciamo prima, parliamo con i compagni prima di tutto.
Ok, sono proprio contento di vedere che sei viva e stai bene, Miss Fortune. Ti ho cercato ovunque. Avevo pensato che padre Benedictus avrebbe potuto aiutarmi a trovarti, ma la strada che porta ad Alboria era bloccata da un enorme masso dorato. Non sapevo cosa fare. Adesso però la via è sgombra. Forza, Miss Fortune. Alboria è giusto alla fine di questo sentiero di montagna. Chissà, magari in cima troveremo Veronica ad aspettarci. Sì, certo. Mi sfocio, anche tu pensi che Serena sia cambiata dall'ultima volta che l'avevamo vista? Sei contento, eh? Prima sembrava che fosse qui per caso, che si limitasse ad accompagnare sua sorella, mentre ora è molto più decisa. Forse tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare hanno fatto venire fuori la Veronica che c'era lei. No, lei non c'entra niente con Veronica. Ok? Lei è Serena e fine. Veronica e Serena, le famigerate gemelle. Quando ti davo la caccia, i loro nomi comparivano spesso nei rapporti dei miei esploratori. Credevo che fossero dei demoni che avevano preso sembianze umane. Oh, Hendrik, quanto sei idiota. O qualcosa del genere, che aiutasse il figlio dell'ombra a portare il caos e la disperazione in tutta Erdrea. Mi sento così ridicolo, bravo. Se mai ce ne fosse stato bisogno, questa è un'altra prova della follia che Mordegon ha scatenato a Ellador. Come ho potuto pensare che quelle innocenti fanciulle fossero due mostri? Non lo so, guarda, dovessi controllare il tuo cervellino lì. E per una volta pensare da solo, non ascoltare il re. Era stato Darius a imprigionare la serpe dell'Aurora in quel fiordo, nell'era degli eroi. Quindi il lucente leggendario non era stato in grado di eliminarla definitivamente. Noi invece ci siamo riusciti. Comunque ti confesso che più volte ho pensato che non saremmo usciti vivi dallo scontro. Giovanotto, quando la serpe dell'Aurora ci ha congelati, ho pensato che fosse giunta la mia ora e che presto sarei tornato nel vuoto. Per fortuna Serena è arrivata proprio al momento giusto. Ragazzone distrattone, hai visto l'incantesimo con cui Serena ha sconfitto il drago? Era pazzesco, una roba potentissima. Quando è che hai imparato a lanciare un sortilegio del genere, eh? Probabilmente mentre io ero impegnato a mettere insieme il mio esercito del sorriso, lei avrà studiato qualche antico libro di magia o roba del genere. No, credo che sia l'arpa di Serenica, quella che accompagnava Darius nelle sue avventure. Anche lei proveniva da Alboria. Ok, altore di Alboria. Aspetta, quanto è rovinato. Ok. Ah sì, non ho visto Serena quanti... Che livello è lei? Wow, 43 addirittura. Ok, ottimo. Allora, intanto controlliamo la griglia che me ne ero dimenticata. Ok, non è che è cambiato tanto. Allora, aspettiamo ancora un po'. Oh mio Dio, non posso neanche andare con il cavallo. Scusami, cavallino. Anzi, io ormai ho già trovato il nome per il cavallo, Lucy. Perfetto, lucente, Lucy. Il cavallo del lucente. Lo so, è pessimo. Oh mio Dio, basta! Ma oh! Sai che è finito? Posso fare lampo? Sì. Morite. Incantesimi, bufera. Tecniche, danni taglienti. È bellissimo il nome. È quello più banale. Reaper cura. No, volevo un nome un po' più simpatico, però non mi è venuto in mente niente. Lucinta magari. Bellissimo. Lucinta. Perché qui fanno sempre giochi di parole qui su Dragon Quest, quindi sarebbe stato carino. Ma non devo saltare lì? Ah no, infatti. Non avevo visto questa parte qua. Ok. Dobbiamo fare tutta la strada. Lo so che sei vivo te. No. Ok. Ancora più sopra. Questo cos'è?
Ok, ala di farfalla. Ok, no, 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 via, 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 via. Anche voi via, non c'ho voglia. Salta. Oh, meno male. No, vabbè, ma questi qua sono trappoloni alla Dark Souls, ma che cavolo. Cosa posso fare con lui? Ok, tieni il mio amore pericoloso. Adoro questo attacco. Caspita, è resistente. Oh, ti becchi un amen. E ti becchi quadricolpo. Oh. Sconfitto. No, io non voglio. No, 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 via. 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 No, accidenti. Odio combattere contro di loro, perché se fossero stati degli slime grigi va bene. Ma loro no, cioè. Ok, amore. Niente, è mancato. Cos'è? Ok. Ok, andiamo avanti. Scusate. Ok, siamo già arrivati e ora arriva il brutto per Serena. Nante hidoi. Anna ni utsukushii basho datta no ni. E loro sono riusciti a sopravvivere, anche se erano vicini. Serena è qui, genitori. Fidelio Alma. Veronica e Senya sono due sorelle. Se due sono insieme, sicuramente sarà bene. もしかしてセーニャなの?お父様、お母様、ご無事だったんですね。セーニャ、おお、私の天使よ。よく顔を見せておくれ。セーニャ、ベロニカは、ベロニカはどうした? Bella domanda. Ok, dobbiamo andare a prima selva. Mi sa. Ah no, nel giardino? Allora, quando l'albero del mondo è caduto temevo che non avremmo mai più rivisto te e i tuoi amici. Ma ora siete tornati da noi tutti tranne una. Ti prego, vai con Serena nel bosco a nord del villaggio e cerca sua sorella gemella. Avevo paura che qualche mostro demoniaco potesse aver fatto del male ai miei tesori. Sono felice di rivedere la mia cara Serena. Prego solo che anche Veronica stia bene. Ti prego, piccola mia, torna a casa. Oh Serena, che sollievo vedere la mia adorata figlia sana e salva. Ma dov'è Veronica? Se sapessi. Le nostre figlie sono state inseparabili sin da quando sono nate. Vedere una senza l'altra è snervante. Spero che non le sia successo nulla. Allora, andiamo a salvare. Ecco qua. Il sacerdote che si trovava qui l'ultima volta che sei venuto non è sopravvissuto alla catastrofe. Ah, povero.
Anche se avevo lasciato i voti da tempo, mi sento il dovere di continuare la sua opera, grazie. E vediamo un po' dove andiamo a salvare qua. Ok. La sacra terra di Alboria è stata irrimediabilmente contaminata dalla malvagità di Mordegon. Non c'è niente che possiamo fare, tranne che attendere la nostra fine. Ah, Lucente, cosa ti porta in questo tranquillo angolo di Alboria? Oltre a questo punto c'è soltanto un piccolo boschetto isolato. È un posto di poca importanza per tutti, tranne forse per Veronica e Serena. Spesso andavano a giocare lì quando erano piccole. Oh, parliamo un po'. Veronica è nel boschetto che si trova a nord del villaggio. Basta seguire il sentiero che passa vicino alla nostra casa e si arriva lì in un baleno. Credo che dovremmo andare subito da lei. Se aspettiamo troppo corriamo il rischio di che vada via. È trascorso parecchio tempo dall'ultima volta che abbiamo visto Veronica. Chissà cosa ha fatto dopo che è accaduta la catastrofe. Io ho perso la memoria. Jade era diventato un mostro. Forse lei sarà tornata grande. Non riderei se fossi in casa. La principessa mi ha fornito una descrizione di Veronica. Dunque si tratta di una bambina con treccine bionde e una specie di cuffia rossa in testa. Ma perché ha detto bambina? Se Veronica è la gemella di Serena, forse si comporta in modo infantile? Non so come Alboria non si era... esatto! È quello che mi stavo chiedendo. Cioè, Dundrasil, per esempio, le rovine sono ancora più distrutte di prima. Qui invece stanno quasi tutti bene. Perché me lo stavo chiedendo. Non importa, se è una maga tanto in gamba, come dice la principessa, sarà comunque una valida alleata. Povera Serena, deve essere stato un brutto colpo per lei vedere il suo villaggio natale in queste condizioni. Eppure non ha battuto ciglio quando siamo arrivati. Quella ragazza è molto più forte di quanto possa sembrare. Alboria è ridotta proprio male. Beh, più o meno, se, come stavo dicendo giustamente, Franez è... Sta benissimo questo posto rispetto agli altri. Beh, almeno la statua di Serena che è stata risparmiata, vedi? È già qualcosa, eh? Ma sbaglio? O la statua? No, devo essermi sbagliato. Per un attimo mi era parso di vedere che la scultura stesse piangendo. Oh mio Dio, la Madonna proprio. Ho un'immaginazione molto fervida, sì, lo so. Bene, andiamo a vedere la sorte di Veronica. Io purtroppo me lo ricordo questa parte. なあ、ここにベロニカがいるのか?どこにも見当たらないぜ。ここは子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが。お姉様?お姉様?あ。ecco。あら、お姉様。 Mi dispiace, Serena. Ma poi come ha fatto a raggiungere qui? Si trovava a prima selva. Cioè, scaraventata e giusto è rimasta lì seduta. Non lo so. Forse si era trascinata e poi si è messa a sedere. A sedersi lì per come ultimo ricordo, dato che giocavano qui lei e Serena. Ha lasciato un ultimo messaggio. Eh sì, poi il bastone in verticale, cioè proprio perfetto, proprio. Ora vediamo quello che è successo a Veronica.
No, quindi è grazie a lei che gli altri si sono salvati, ok. Ok, va bene. No, dicevo, cosa ci faceva Hendrik? No, effettivamente Hendrik c'era lì. Giusto, giusto. Non come compagno nostro, ma c'era. Ok, ha salvato pure lui. Beh, ovviamente anche Re Carnelio, quindi. Lacrime virili, sì, qui è tristissimo. La prima volta che avevo giocato a questo gioco io non me l'aspettavo sta cosa, per me è stato veramente uno shock, perché poi io non ho mai giocato gli altri capitoli a parte il 9, però il 9 non è che avevi compagni con delle caratterizzazioni, però qui io sono stata veramente sorpresa, non me l'aspettavo. Poi già dal primo atto mi togli uno dei personaggi che erano i miei compagni. Già dall'inizio, cioè, si vede anche nell'intro che è lei come compagna nostra insieme agli altri, persino di sicuro anche il trailer del gioco, la copertina, tutto il resto. Quindi è stata una sorpresa per me, appunto, vedere che si è sacrificata, che non ce l'abbia più come compagna. Tanto sono sicura che nel post game ce l'avrò. In qualche modo, adesso non me lo ricordo per bene, però in qualche modo la riavrò. E poi è stata anche una sorpresa per me la prima volta che avevo scoperto che Hendrik sarebbe stato un nostro compagno, quando all'inizio era contro di noi. Quindi questo gioco è troppo bello. Niente, è rimasta lì per dare appunto l'ultimo ricordo. Sì, una trama ben strutturata, sì. Quello sì, poi c'era un momento in cui ho un pochino, cioè non mi era piaciuto, ma il post game, non la storia in sé, la storia in sé è troppo bella. Veramente bella. Veronica era una delle migliori maghe perché aveva tutti gli incantesimi, caspita. Vero che l'ho usata poco, però. Comunque questa scelta è stata veramente coraggiosa perché almeno adesso Serena non sta più nell'ombra di Veronica. C'ha più personalizzazione. Cioè, c'ha più personalità adesso. Allora, nonostante tutte le brutte cose cattive che ho detto a Veronica, perché io già sapevo di questa cosa e io ogni volta che non la sopportavo dicevo sempre, ah, non vedo l'ora che arriviamo a quella parte della trama. Quindi, non mi pento di averlo detto perché veramente la rompi, però
grandissimo personaggio per aver sacrificato la sua vita per salvare tutti noi. Lì lei mi ha risollevata proprio in quel momento, Veronica. Veronica mi è piaciuta proprio in quel momento. Quindi mi piace il fatto che Veronica sia un personaggio funzionale per sua sorella, perché con la sua morte il personaggio di Serena cresce, cioè diventa più forte, soffre ovviamente, però diventa più forte, più non più nell'ombra di Veronica, non più come diciamo la gemella lì, quella, diciamo, come posso dire, quella del secondo posto, ecco. Quindi scelta coraggiosa da parte dei sviluppatori, però hanno fatto davvero bene secondo me. E io finalmente non l'avrò più che rompe le scatole, ecco. Tanto spoiler, la riavremo. In qualche modo la riavremo, perché io questa cosa la ricordo, perché col cavolo che la lasciano lì per sempre, non utilizzabile nel gameplay, quindi va bene così. Mi spiace per Serena però, perché quando si tratta di gemelli, i gemelli sono molto attaccati, quindi ovvio, fa più male per loro. Ok, Serena dai abitanti di Albore la triste notizia dell'estremo sacrificio di Veronica. Quello stesso giorno i protettori celebrano la cerimonia funebre. No, non è vero, perché in questo momento la sua anima è nel vuoto. Ok, rip cara Veronica, io l'adoro per tutte le gag formate dove era sempre quella che criticava e litigava con chiunque, ma davvero bel personaggio. Ok, sì è vero, criticava, litigava, però a me non la sopportavo quando faceva così. Però c'è di peggio, ci sono personaggi peggiori, lei non è peggiore, solo che se fossi amica di lei non sarei mai andato d'accordo, mettiamola così. Comunque la parte appunto che salva i suoi compagni è stato veramente un gesto nobile, ma secondo me in cuor suo lo sapeva che sarebbe successo qualcosa, perché lei già prima che noi andassimo appunto a trovare la spada sacra di Yggdrasil, mentre stava parlando con sua sorella, lei già era preoccupata. Quindi sì, gran personaggio per quel momento, per me solo in quel momento. Però meglio Veronica, mille volte meglio Veronica rispetto a un personaggio di un'altra serie videoludica, che allora, la serie si chiama Tales of con tutti i titoli, e ce n'è una che si chiama Tales of Vesperia, e tutti hanno detto che è il capolavoro assoluto. Io ci giocai, io non ho capito dov'è il capolavoro, ma comunque in quel gioco c'è il personaggio più rompiscatole che abbia mai visto. Cioè non so se sia lei quella più rompiscatole, oppure un altro personaggio di un'altra serie che è Dragon Age, che si chiama Velana, che è un'elfa rompiscatole, quindi non lo so se la giocano in due. Però Veronica perlomeno è più, diciamo, almeno per me è accettabile. Cioè è insopportabile, però almeno, oddio chi è? Oddio non mi ricordo come si chiama, non so se hai giocato Tales of Vesperia,
Però ha i capelli rossi, castani corti, veramente una rompiscatola. Ogni volta che apre la bocca, mio Dio, io la volevo morta, letteralmente. Poi vabbè, per me la storia di Vesperia non è ai livelli di Dragon Quest, questo te lo posso dire. Perché tutti dicevano che è un capolavoro, però io non l'ho trovato questo capolavoro. Non lo so, io ho trovato interessanti gli altri Tales of, tipo Tales of Vestiria, anche se poteva essere reso meglio, oppure Tales of Berseria. Poi è uscito anche quello nuovo che non ho ancora giocato, che si chiama... Oddio, come cavolo si chiamava? Ce n'è uno che è uscito di recente di Tales of, però non mi ricordo più come si chiama. Ne hanno fatti tantissimi di Tales of. Non l'ho mai giocato, quindi non so, ok. No, allora il gioco non è male, sono belli, cioè, hanno anche la storia molto seria come Dragon Quest, quindi è un po' più simile, poi hanno anche delle tematiche interessanti, tipo io ti posso consigliare la storia di Tales of Symphonia, e invece Tales of Vestiria e Berseria ti direi di giocarli insieme perché il primo... È un sequel Zestiria, invece Berseria è un prequel di Zestiria. E io ho giocato a quelli, Vesperia invece non mi è piaciuto. Ecco, bravo, Tales of Arise. Quello non l'ho mai giocato, però sono curiosa di giocarlo perché forse è bella la trama di quello, non lo so. Devo vedere, perché comunque le storie le scrivono abbastanza bene. Io per quel poco che ho giocato, tipo Sinfonia mi era piaciuta la storia. Anche Berseria lì, molto molto bello, collegato a Zestiria. Vesperia no. Vesperia l'unica cosa bella, sai cosa? Il personaggio giocabile che è un cane bellissimo con la pipa in bocca. Non sto scherzando, c'ha una pipa in bocca e dà calci nel sedere a tutti. Devo provare delle demo allora, sì, prova. Il gameplay dovrebbe essere un pochino diverso, non è come questo, però... No, forse un po' a turni lo è. Comunque la storia invece vale, secondo me. Sì, esiste il cane con la pipa. Infatti io in Vesperia utilizzavo lui, per me era il personaggio migliore, anche se non c'era una storia su di lui. È solo uno che picchia e fine. Cioè io ero proprio lui che dovevo sopportare tutte le cavolate. Dei personaggi. Fidati. Ma Veronica nemmeno ha salutato i suoi genitori prima di andare a prima serva. Complimenti. No, no, non è un antropomorfo, è un cane strano, tutto bluastro, lì con la pipa in bocca. Non parla, è proprio un cane, il cane del protagonista. Ed è bellissimo. Diciamo la mascotte, perché in Tales of c'hanno le mascotte. E lui è la mascotte che è giocabile, ecco. Di solito le altre mascotte sono degli esserini un po' più piccolini, carini. Tipo Tales of Arise dovrebbe essere una specie di gufetto, non lo so. Comunque no, lui è la migliore mascotte. E poi uccidere tutti. Ok, Serena pare molto calma e determinata nonostante il grande dolore, ma tanto dopo piange. I genitori invece sono sopraffatti. Eh no, ma ognuno reagisce com'è quando succedono queste cose. Ok. Ah, parliamo di nuovo con i compagni. Coraggio, mi sfaccio, andiamo. So che sei molto dispiaciuto che Veronica non è più qui. Noi tutti lo siamo, ma tu sei lucente, sei l'unica speranza di Erdrea. Padre Benedictus ha detto che vorrebbe che lo incontrassimo nella cattedrale. Credo che abbia qualcosa di importante di cui vuole parlarci. Povera Serena, sta cercando di essere forte. Fin dal momento che l'ho conosciuta, Veronica mi era sembrata una tipa testarda, scorbutica, sempre pronta a criticare. È la prima cosa che ho pensato anch'io.
Non ho mai perso un'occasione per battibeccare con lei o prenderla in giro. Poi ha deciso di sacrificarsi per noi, di fare l'eroina, e adesso non posso nemmeno stuzzicarla o lanciarle qualche frecciatina. Accidenti a te, Veronica. Ancora una volta sei riuscita ad avere l'ultima parola. Non sono riuscito a comprendere l'inganno di Mordegon. Come se non bastasse, sono stato io a condurlo fino all'albero del mondo. E adesso, per colpa mia, Veronica è... Lei è... Maledizione, come ho potuto essere tanto stupido? Devi allenare il cervello, Hendrik. Sai, ogni tanto Veronica mi chiamava nonnetto. A volte lo faceva per prendermi in giro, ma in altre occasioni era un modo per dirmi che mi considerava un vero amico, anzi, uno di famiglia. Adesso non sentirò mai più la sua voce. Scusami, giovanotto, ma vorrei che tu mi lasciassi solo per qualche minuto. Veronica era stata l'unica a non essere travolta dall'esplosione di Mordegon. Avrebbe potuto fuggire, ma ha preferito dare la propria vita per salvarci. Ha compiuto il sacrificio supremo. Chissà cosa l'ha spinta a farlo. Sì, non è colpa sua, però avrebbe dovuto pensarlo. Cioè, avrebbe potuto un po' ragionare. Perché, cioè, già addirittura nei libri parlavano di com'è Re Carneglio. Cioè, un dubbio sulla sua personalità che è cambiata. Vabbè, però, vabbè, lui non ha visto, per esempio, cosa è successo. Invece il padre del nostro protagonista ha visto che Mordegon stava facendo delle cose oscure su di lui e non si è accorto subito. E poi, tac, pugnalata. E ci credo. Io non mi sarei fidata in quel caso. Hendrik, poverino, non l'ha visto. È ok. Però magari nel corso del tempo in cui stava a servizio suo, però un po' di dubbio. Vabbè, dai. Sbagliando si impara. Quindi lui l'ha capito, ha capito dove ha sbagliato. Però, dai, ci sta, non è del tutto completamente colpa sua. Ragazzone mio, secondo te come sta Serena? Ha appena perso sua sorella, eppure non ha versato nemmeno una lacrima. Dubitare però del suo lei è molto grave, era un lo so, il problema è stato. Il suo problema è stato troppo ligio al dovere, quello. Però perlomeno lui ha avuto dubbi su Iago. Per questo poi, non sapendo che il re era Mordegon, lo stava portando da Iago dicendo: guarda, Iago è stato corrotto. Sì, si fida ciecamente del re, sì, quello sì. Spero che non stia soffocando il suo dolore per non turbarci. Mi sa di sì, Sylvian. Dovremmo dirle che farebbe bene a piangere e a sfogarsi. Sono sicuro che dopo si sentirebbe meglio. Ok, andiamo a parlare. Anzi, salutiamo un attimo i genitori. Oh, Veronica, mio piccolo angelo. Neanche i miei incubi peggiori avrei mai immaginato l'arrivo di un giorno simile. È tutta colpa mia, non avrei mai dovuto permettere alle mie adorate figlie di intraprendere un viaggio così pericoloso. Vi prego, perdonate quello stolto di vostro padre. Oh, la mia povera figlia, quale terribile fatto devi essere andata incontro per far sì che l'unica cosa che tornasse da noi fosse il tuo bastone. Se solo non aveste ereditato l'anima della santa saggia, adesso sareste due bambine normali, avremmo potuto vivere in pace. Iago è andato direttamente. Per colpa di Hendrik, ricordiamocelo, Hendrik non ha stretto la mano di Iago e quindi Iago ha detto: Mordegon, servo te, perché tanto nessuno mi cioè nessuno gli ha dato una stretta di mano, povero. Cioè, perché già era invidioso, già voleva tutto il potere, era interessato allo scudo, poi ci si mette persino il suo amico che non gli dà la stretta di mano. Cioè, l'invidia poi sale. Ok, alla cattedrale. Hendrik, il famoso. No, mi ha fatto ridere quella parte della stretta di mano. Ah, ma lì c'era un forziere, non l'ho preso. Ok, vediamo cosa che c'era. Non so se c'era anche prima. Forse sì. Ok, andiamo alla cattedra. Sì, alla cattedra, alla cattedrale. Non dobbiamo mica andare in classe, scusate. Non dirmi che ci parli dell'oggetto volante o della creatura volante. Infatti. この地へいらしたのではないですか?
Lui che sapeva di questo non ce ne poteva parlare di questo mezzo di trasporto. Nase sono koto. Senjitsu watashi wa Taiji no shintaku to omoareru aru yume o mita no desu. Cioè, questo non me lo poteva dire quel giorno? Così, per curiosità, sapevate che c'è un mezzo di trasporto? Se siete interessati, no? Cioè, adesso me lo dice. Sono yume no naka de, Yusha sama to Senya wa, nani yara shiroku ooki na mono ni notte, sora ni ukabu fushigi na shima. Ho capito, è solo per esigenze di trama, però, boh, sarebbe stato interessante. Magari, che ne so, potevano mettere la scena di lui. Ah, un'altra cosa. No, forse no, ve lo dico dopo. Ecco, una cosa del genere. No, invece adesso. Se l'hai ricordato. Scassi. Veronica no sugata da che mi è nakatta no de. Veronica no mi è nakatta. Ah, lui già sapeva. Zutto shimpai shite ita no desu. Iya na yokan wa shite imashita ga. Masaka, konna toki ni made, yume ga genjitsu ni natte shimau to wa. Povera Serena sta resistendo. È anziana del bro. È vero. Però che cavolo, almeno quello di Veronica, cioè. Cioè, almeno una scena in cui è un po' titubante, almeno, invece no. Hai ragione, è anziana. Che tacias. Ah, una balena? In mezzo. Perché c'è Tacio, boh. Forse? Non sarebbe male, tipo una balena. そしてそこに導くは神の使い、ケトス。私は今、里中の古文書をひっくり返し、このケトスについて調べております。何かわかったらご報告いたしましょう。 Oppure il classico drago, il mezzo di trasporto, non lo so. Deve essere una creatura. In Dragon Quest 9 avevamo l'espresso celeste per volare, bellissimo. Era quello degli angeli. L'isola celestiale che ho visto nei sogni è senza dubbio la tua prossima destinazione. Ketachas sarà il mezzo con cui la raggiungerai. Consulterò gli annali, bla bla bla. Buonanotte, ok, andiamo a dormire. Noi andiamo a dormire. Come fa ad informarci se non c'è internet nel caso siamo sempre in viaggio e le lettere non funzionano? Scusi, sì, esatto. È vero. E metti in caso che adesso noi andiamo a dormire non qui, ma tipo a Gondolia. Come fa a raggiungerci? Se anche lui sa fare il teletrasporto? Però anche se lo sapesse fare, ci sente? Cioè, sa dove trovarci? Vabbè. Che roba, vabbè, dai, dormiamo qua, sennò poi dopo non ci trova più. Bellissimo, noi andiamo a dormire e loro sono ancora qua al funerale. Mi spiace. Oh, cagnolino. Pure il cane piange. Dov'è? Ok, qui. Andiamo a dormire. Ce lo dai gratis il letto? In fin dei conti, oggi è il funerale della nostra amica, ti prego. Tipiche domande delle tre di notte. Ah, Lucente, padre Benedictus mi ha detto che tu e i tuoi amici starete qui stanotte. Sì, per favore. Ora Serena piangerà, cioè deve piangere, poverina. Nel cuore della notte mi sforzo no delle malinconiche note di un'arpa, sì, Serena.
Ok, andiamo a vedere Serena. Qui? C'è un oggetto? Niente. Fin da quando era piccola a Serena è sempre mancato un po' di spirito di iniziativa. Di solito era Veronica a fare la guida, quello che dicevo io. Serena era l'ombra. Serena si accontentava di seguire, ecco, finalmente ora. Infatti fu proprio Veronica a insistere per andare in cerca del lucente, fu lei a convincere i loro genitori a lasciarle partire. Serena non ha il coraggio di sfidare i signori delle ombre. Oh, adesso ce l'avrà, tranquillo. Ti prego, Lucente, non esporla ad altri pericoli. Il suo posto ora non è con te, ma con i suoi genitori. Non lo dico solo per la loro serenità, ma anche per quella di Serena. Oh, deciderà Serena cosa vuole fare, quindi, che cavolo, cioè, non può essere anche l'ombra tua. Un altro prezioso fiore di Alboria colto troppo presto, un'altra vita insostituibile, sparita in un istante. Non ne posso più di queste tragedie. Se dovrò partecipare a un altro funerale, meglio che sia il mio. Come fai a partecipare al tuo funerale se sei morto poi? Veronica e Serena sono sempre state una cosa sola. Prima che partissero per cercarti, passavano ogni istante de della giornata insieme. Sono certo che il ricordo della sua cara sorella non sarà mai lontano dal cuore di Serena. Almeno in questo modo resteranno insieme per l'eternità. Esatto, c'è cioè anche lui. Cioè, poi mi cioè, dai ordini, cioè, lui non sa chi sono. Lucente, che poi se Veronica è morta, mica è colpa mia. Cioè, è stata una scelta di Veronica di salvarci. Io non gliel'ho chiesto, quindi. E ora è Serena che deve decidere quello che vuole fare. Se vuole seguirci, ben venga. Se non vuole, amen. Ce la facciamo anche soltanto noi. È quasi come il cielo, come se il cielo piangesse, pioveva così l'ultima volta che ho visto tua madre. Oddio, altra tristezza qui. Quella notte quando cadi nel fiume e tu ti allontanasti da me, giurai che un giorno sarei diventata così forte da proteggere le persone a cui voglio bene. Ma la strada è ancora lunga, siamo fortunati che Veronica abbia avuto la forza che io non ho. Vabbè, tranquilla, troverai anche te la forza, basta che non mi muori. C'è qualcun altro? Tipo qua sopra. Ah, ok. Fa morire Jade coniglietto adesso. Ma adoro quel costume. Ok, io ero salita sopra, ma pensavo di trovare altri personaggi prima di andare da lei. E vabbè. Promettimi, amore mio, che mi aspetterai lassù tra i rami, che le nostre foglie rinasceranno insieme. Il destino ti ha strappato a me e molto ci ha fatto soffrire, ma un giorno ci ritroveremo e non ci lasceremo più. Non credo che sia una canzone composta この歌da はlei. いにしえの時代からえ、聖地ラムダにinfatti. 伝わる悲しき恋の歌死に別れた恋人を愛おしむ者神語りの里に一体誰がこのような歌を残したのか分かりませんが私は幼い頃からこの歌が好きでした infatti. Troppa tristezza. 大樹が落ちたあの日からずっと私には心残りに思っていたことがあるのです。Perché? Cos'è che è successo? ねああ、ok, quella え、おscena姉lì.様。Perché appunto Veronica sembrava molto preoccupata qua.私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。セーニャ、約束して。Lei già こlo の先、sapeva. Ma私の身に何かあっても一人で生きていけるって。そんな約束できません。お姉様がいなくなってしまうなんて、私、考えられませんわ。私は、ずっと後悔していました。あの時約束していれば、お姉様も安心して天に召されたのではないかと。
お姉様の言う通り、私はグズだったんです。言葉や呪文を覚えるのも、道を歩くのも、何もかもお姉様より遅れていた。ですが、まさかこんな時にまで、先に行かれてしまうなんて。ごめんなさい。少しだけ、ほんの少しだけ、あなたの隣で泣かせてください。エレナ、devi piangere, non puoi trattenerti. ごめんなさい。やっと心の迷いが晴れました。No. Non è un peso.Povera cucciola! お姉様が助けてくれたこの命、精一杯未来へつないでみせます。Taglio perfetto. Serena aspirante parrucchiera. Mo.涙は見せません。 Vabbè, il taglio di capelli è un classico dei cambiamenti, lo facciamo tutti. さようなら。Boh, erano magici i suoi capelli?Non ho capito, erano magici? Non ho capito. Vedo che sia il potere di Veronica lì.Perché comunque Veronica e Serena sono la reincarnazione di Serenica. Quindi penso che sia quello. Ah, lei può fare magie! Arigato, onesama.Ma quindi come sarà la sua griglia? Avrà le magie della sorella? Adesso Serena può usare tutti gli incantesimi e le tecniche di Veronica. Oh mio Dio! Overpowered proprio! Veronica ci ha dato così tanto, non avrò più paura. Oh, ma non voglio trattenerti. Io resterò un po' qui ad ascoltare il vento. Tu torna pure alla locanda a riposare. No, andiamo a parlare con gli altri...Ok, qui abbiamo Rab. Oh, ma guarda, il cielo è tornato sereno di colpo. Forse perché quella canzone triste è finita. Era Serena che cantava, non è vero? Gli altri dove sono? Ok, lì c'è Sylvian. Oh, con il cagnolino. Ehi, ragazzone mio bello, cos'era quella luce che ho appena visto brillare sul terrazzo? Forse erano i primi raggi del sole? No, no.Era qualcosa di molto di più ardente, sai? Mi ha fatto ricordare una persona. Sì? La tua mamma? Ok, Eric. La prima volta che ho incontrato Serena sembrava una svampita. Ma povera! Però è vero. Il tipo di ragazza che si ficca nei guai senza neanche accorgersene. Eh sì, una volta in un dungeon si è messa a dormire. Hai presente? È cambiata davvero tanto.Se Veronica ci sta guardando dal cielo, sono sicuro che sarà fiera di quello che vede. So cosa si prova a vedere la propria sorellina diventare finalmente adulta. Ok, poi Hendrik, dove è andato a finire? Dov'è? È rimasto a dormire? Oddio, eccoti, dammi la passparola te. Ciao signor Vincente, mi ci è voluto parecchio tempo, ma ho trovato con una passaparola per te.
per dirtela. Ok, meno male, ho trovato anche la passaparola da lui. Ok, sala del tesoro imperiale di Partenia dell'altare dei prescelti. Ok, sta dicendo la stessa cosa che dicono gli altri tempi rei. Ok, niente. Lì è il giardino. Lì è dove c'era appunto Serena, ma Hendrik dove caspiterina è andato? Niente, lui è rimasto a dormire allora. Va bene. Ok, non lo vedo. È rimasto a dormire. Vabbè, torniamo a dormire anche noi. Beh, almeno ha smesso di piovere. Se prima stava piangendo, ora sembra essersi un po' rasserenato. Cosa ne dici di tornare alla locanda? È quasi l'alba. Dovremmo cercare di dormire finché possiamo, va bene. Andiamo a dormire. Qua? No. Qui. Ma, insomma, perché non... Non mi dica che devo parlare di nuovo con lui. Ok. Avremmo un glow up di Serena assurdo, sì, che poi c'ha anche i poteri di... Eccola qua, tutta pronta. Poteri di Veronica. Ah, caspita, gli altri se ne sono già andati. Ma che bravi, che amici. Meno male che c'è Serena. Ok, andiamo, Serena. Allora, dov'è? Ok, la griglia. Diamo un'occhiata a quella di Serena. Caspiterina, wow. Bacchette, lance, talento dell'arpa, grandi bacchette, fruste, incanto. No, bacchette le lascio comunque, però vediamo un po'. Eh sì, c'ha i poteri di Serena. Cioè, non Serena, scusate, di Veronica. No, lance, dov'è? Eccolo qua. Grandi bacchette. Ok. Ma soltanto il bastone ha? Ok, incanto c'era. Fammi un attimo vedere gli incantesimi. No, gli incantesimi sono sempre questi. Vediamo un po'. Serena, fammi vedere. Eh sì, qualcosa ce l'ha. Fiamma, flamma sfera. Non mi ricordo se l'avesse già. Ah no, sì. C'ha i poteri di Veronica, ok. Fiamma, flamma sfera, fuoco, incendio, megapyro, gelo, iceberg, vento, bufera, tornado. C'ha tutto. 123 punti umidi. Eh sì, perché alcuni si sono tolti. Più o meno, non tutti. Credo che sia dovuto anche per Veronica. Adesso sia una maga bianca che maga nera. Sì, esatto. Esatto, cioè lei è la perfezione. Lei è da tenere sempre nel party. Quindi, cosa facciamo? Allora, finiamo con le bacchette. Ok. Ok, poi. Qui no. Questo cos'è? Fruste. Ah, è vero, perché lei può usare le fruste grazie appunto a Veronica, lancia. No, io farei questi, incanto. Ecco, vediamo cos'è che c'è dentro. Qual è? Che attacco è? Eco incantatrice. Permette occasionalmente di lanciare lo stesso incantesimo due volte senza costi aggiuntivi. Dammelo. Oh, poi aumenta il PM, assolutamente. Poi
resistenza fuoco, va bene, perché devo aprire quello lì. Soffio del saggio, ottimo. Ah no, ho finito, va bene, non importa, almeno ho preso qualcosa di interessante. Poi dovrei anche vedere questo che cos'è. Quindi devo fare grandi bacchette qui, va bene, non importa. Poi c'è questo qua. Vabbè, tanto non male, perché tanto poi, adesso che abbiamo tutti i nostri personaggi, posso finalmente allenarmi per conto mio. Quindi, allora, adesso io dovrei anche andare, perché è già passato un bel po'. Quindi salviamo. No, giusto, da lui. Salviamo qua, sì. Ok, allora, interrompo qui la live. Scopriremo cosa ha da dirci il nostro nonnetto, che si è ricordato adesso del mezzo di trasporto. Quindi facciamo prima la transizione, andiamo nel mio mondo, tra virgolette mondo. Eccomi, chiudiamo il gioco, se no c'è la sovrapposizione delle musiche. Sì, ci vediamo domani, infatti domani continuerò la live, domani più o meno pomeriggio dopo pranzo, quindi più o meno dalle 1:30 lì. E finalmente vediamo cosa ci dirà il nostro vecchietto. E ovviamente ringrazio Franez per essere passato qui, ancora scusa per quello che è successo nell'altra live, però grazie mille per essere rimasto con me in questa live e di aver partecipato appunto al funerale di Veronica. Mi spiace per lei, però niente, esatto, buona serata e buonanotte anche a te, grazie. E ringrazio per la visione a qualunque persona che ha visto questa live o comunque la vedrà anche dopo, perché tanto poi queste cose le pubblico anche su YouTube. E niente, ci vediamo domani. Saluti!